19esima giornata di campionato, giro di boa, e oggi andiamo alla scoperta degli ultimi precedenti tra Juventus e Atalanta giocati a Torino. Situazioni opposte per le due squadre. La Juve ha vissuto una disfatta storica col 5-1 a Napoli. L'Atalanta una gara record con l'8-2 sulla Salernitana. La Juve è a meno 10 del Napoli capolista e a più 3 dell'Atalanta. I bianconeri, prima di Napoli, erano reduci da 8 gare senza subire reti. I nerazzurri invece viaggiano a gran ritmo in trasferta. Solo il Napoli ha fatto più punti di loro. 60 il totale delle gare, 38 vittorie di Madama, 17 pareggi, 5 vittorie della Dea. Sono Higuaín e Matuidi, nel 2-0 del 2017-2018, a firmare l'ultima vittoria della Juventus. La gara era stata inizialmente rinviata per maltempo. L'ultimo pareggio è della stagione 2020-2021. 1-1 il risultato finale. A Chiesa risponde Freuler. Sull'1-1 Ronaldo sbaglia il rigore del possibile nuovo vantaggio bianconero. Della scorsa stagione l'ultima vittoria dell'Atalanta. Finisce 1-0 e in rete Vadouvan Zapata. Anche l'anno scorso Juve-Atalanta si giocò nel girone d'andata. Memorabile la sfida della stagione 61-62. Anche lì è un pareggio, 1-1. A Nicolè risponde Maschio. 2 gol in 2 minuti. Va avanti la Juve, pareggia immediatamente l'Atalanta. Scarica l'app di Calcio News 24, iscriviti al nostro canale YouTube e se il video ti è piaciuto lascia il tuo like.